Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Tanti auguri di buona Pasqua a tutti voi. Oggi ragazzi siamo con l'Empoli per il terzo episodio. Non ho riuscito a comprare Kalimuendo e ho proposto questo modulo che è un 4-3-3 offensivo, senza terzini però con la difesa a 3. Cioè non è più un 4-3-3 ma modulo strambo e praticamente ecco questi sono i giocatori. Ho simulato qualche partita, vi dico solo che una ne ho giocata. Praticamente siamo dopo 5 partite siamo noni praticamente. Ho simulato quella col Bologna, ha vinto 1-0. Ho simulato quella con la Sampdoria, ha vinto 2-1. Ho giocato quella con la Juve, l'ha vinta 1-0. Ora tocca a simulare la partita contro il Venezia insieme a voi e arrivare a metà stagione. 98 di overall per noi. E ovviamente simuliamo velocemente la partita. Via. E 2-2. Johnstone e Kalimuendo. Subito Kalimuendo fa gol nella prima partita simulata in un video. Siamo 98 di overall. E un'offerta per Bajrami. 3.850.000, accetto. Vabbè, anche l'offerta più, cioè l'offerta migliore che potevamo ricevere. Così abbiamo dei soldi che potremmo usare a metà stagione. Eccolo, eccolo, cambia di ruolo. Aguirre da AD diventa ED. Farà più 1 e diventerà 58? No. Però lo mettiamo regista largo. Praticamente siamo sesti. Ok. Bella, bella partita. Praticamente, ora vi faccio vedere il resto delle partite, le simuliamo insieme. Partita contro la Fiorentina. Speriamo che finirà bene. 4-2. Va bene. Prossima partita. Empoli Spezia. Sì, è Empoli Spezia. Inizia la partita. Vediamo, speriamo di vincere. 1-1. Zurkowski, prossima partita. Cagliari. Simuliamo subito. Rosso per Kalimuendo. E perdiamo 2-1. Pereiro all'88esimo. Ora c'è l'Udinese, poi c'è l'Inter. Udinese, speriamo di conquistare un punto contro l'Udinese, anche se la possiamo battere 2-2. Piscopo all'89esimo ha fatto gol evviva, altro punto. In 4 partite abbiamo guadagnato 2 punti. Ora contro l'Inter ci tocca pregare. Sanchez, Pinamonti, vabbè. La più forte di Inter, però 3-1, sì. Cialano, tripletta di Cialanoglu, che bello. Magari fosse così anche nella realtà. Nella realtà non fa mai niente al fantacalcio. Sto scherzando. Vabbè. Ora partita contro la Lazio. Lazio, Milan e Torino.
Partita contro la Lazio. Vediamo, speriamo. Vediamo e speriamo. 1-1, Kalimuendo. Che goduria. Milan tocca a loro. Simula la partita. 3-0. Doppietta di Giroud e poi Rebic. Ok. Partita contro il Torino. Se con la Lazio abbiamo pareggiato con il Torino, possiamo vincere? Speriamo di sì. Il risultato è 2-1 Kalimuendo. 83esimo Kalimuendo. Sì. Primi 3 punti contro una squadra non troppo facile da battere, ma neanche troppo difficile. Cioè, era difficile visto che noi siamo l'Empoli. Vabbè. Genova. Cioè, Genova. Non lo so perché dico Genova quando su nella realtà. La città è Genova. Ma la squadra è Genova. Vabbè. Genova, Salernitana e Atalanta. Genova. Boom. Spettacolari, Scalimuendo. Al 73esimo, Scalimuendo. Abbiamo pareggiato 1-1 con la Salernitana e abbiamo perso 3-2 contro l'Atalanta. L'Atalanta, in classifica siamo 14esimi, 20 punti in 17 partite. E ragazzi, per questo video è tutto. Questa è la squadra. Magari consigliatemi qualche giocatore da prendere, perché praticamente le partite sono finite, ora c'è il mercato. Vabbè, il budget si farà almeno 4 milioni, ci saranno. Ve lo assicuro io. E perciò, noi ci vediamo alla prossima. Bella a tutti, ragazzi. Ciao.